Buongiorno, sono Riccardo di fbbike.it. Finalmente nel mio magazzino ho la DC90, Sempione DC90. Andiamo a descrivere nel dettaglio. Partiamo dal cuore. Bosch Performance CX generazione 4, modello 2020, quindi il compatto motore Bosch da 2,8 kg con pedalata libera, monta una corona a 34 denti, abbinato al nuovissimo cambio Shimano SLX 12 velocità, con una particolarità non da poco, quella di avere una possibilità di selezionare rapporti sul pacco pignoni da 10 denti a 51 denti. Quindi per l'amante dell'enduro qui troviamo veramente la marcia giusta per affrontare qualsiasi tipo di percorso. Quindi un cambio al top di gamma, Shimano SLX 12 Speed, nuovo modello 10-51 denti. Quindi selettore classico, premendo un clic cambia la marcia, con un'unica pressione possiamo selezionare fino a tre marce in scalata, ma solamente una in diciamo in aumento di marcia. Impianto frenante abbiamo il Saint della Shimano con autospurgo, leva a due dita con regolazione con rotellina sul fronte,
Questo è un impianto frenante veramente al top, idraulico ovviamente, e viene abbinato a una disco all'anteriore e al posteriore da 203 mm. Come vi stavo dicendo, l'impianto frenante Saint, come potete vedere, il disco iStack, ovvero questa parte è in acciaio, mentre la parte nera qui che potete vedere è in alluminio. Questo permette di dissipare meglio il calore quando andiamo a scaldare il freno. Dissipare meglio il calore significa avere sempre una frenata più efficiente e contenere l'usura delle pastiglie freno, che a sua volta hanno il sistema iStack, quindi di ventilazione della pasticca, per migliorare ancora il raffreddamento del nostro freno. Ovviamente il nuovo Saint monta una pinza a 4 pistoni sia al posteriore che all'anteriore. Per quanto riguarda la configurazione delle nostre ruote, abbiamo un cerchio da 29 della Ditti Swiss con canale da 40, sul quale è stato inserito come primo montaggio la nuova gomma della Vittoria, ovvero la Martello. Questa gomma ha una caratteristica molto interessante, è quella di avere nella mescola il grafene. Il grafene è un materiale rivoluzionario che viene utilizzato in più applicazioni. Stanno studiando anche il sistema per usarlo per le nuove batterie. Consente questo materiale, immesso nella mescola della gomma, di avere una mescola molto molto morbida, ma allo stesso tempo duratura nel tempo. Quindi diciamo che questo prodotto ci permette di avere una mescola morbida e preservare la gomma dall'usura. Molto interessante, è una novità, viene montata sulle toppe di gamma e devo provarla. Sicuramente anche in campo sull'enduro, questa gomma al momento è una gomma molto 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 interessante. Per quanto riguarda il telaio, è stato sviluppato da Davide Camerda, quindi diciamo Davide è un pilota ormai esperto che ha creato questo telaio volendo dare molta maneggevolezza a questa splendida enduro. Infatti, poi vi faccio vedere meglio, a differenza delle sue concorrenti, è molto stretta, quindi ha una larghezza, vi faccio vedere, di solito la batteria costringe tutti i produttori a fare un telaio abbastanza largo che rende queste bike un po' troppo grosse e bombolone. In questo caso abbiamo una larghezza del telaio nel vano batteria di 9 cm e mezzo, quindi diciamo è una delle bike più avanti che possiamo trovare sul mercato. Monta in abbinamento a questo splendido telaio, monta un reggisella telescopico indispensabile per chi pratica l'enduro, con un passaggio cavo interno, monta un reggisello della KS, quindi un ottimo reggisella, anche se su questa versione mi è stato mandato il reggisella Trunk 6, con comando al manubrio. Funziona molto bene anche quando si riempie di fango sulla parte posteriore, quindi poi con il fango andiamo a farla abbassare, alzare, abbassare, alzare. Grazie a questo sistema utilizzato, tipo paraolio, parapolvere della forcella, permette al fango secco di non entrare all'interno
del nostro reggisella telescopico, molto importante perché gran parte dei reggiseller telescopici utilizzati fuori strada danno dei problemi con l'utilizzo proprio dovuti al fango che si accumula in questa posizione e entra all'interno del reggisella. Quindi anche qui abbiamo un reggisella ormai collaudato e funziona molto bene. Sospensioni ve l'ho lasciate diciamo per la parte finale, perché sulle sospensioni qui siamo veramente veramente al top per quello che ad oggi troviamo sul mercato. Infatti. Ammortizzatore posteriore abbiamo un Fox con molla alleggerita, escuzione 150 mm, veramente il top della categoria per quello che riguarda l'enduro. Mentre all'anteriore abbiamo una Fox modello Kashima con escuzione da 160, quindi configurazione pura enduristica. Che dire, non si può trovare di meglio sul mercato di questa configurazione di ammortizzatore, perché qui siamo su un top di gamma della Fox. Quindi non posso aggiungere altro perché è veramente veramente stupenda, stupenda. Altra chicca, manubrio rental con mozzo ricavato dal pieno, quindi qui si parla di enduro, RIS da 20 mm, larghezza 780 mm, quindi impostazione enduristica. E display Kyox. Questo ve l'ho già fatto vedere, andatevi a vedere il video. Display Kyox. Questo display ha navigazione, ha controllo frequenza cardiaca, ha tutta una serie di accessori Bluetooth, si può connettere al cellulare, quindi però questo fa parte di un altro video. Che altro aggiungere? Che una vera e-bike da enduro deve avere un ottimo starter da protezione del motore, perché come voi sapete l'enduro presenta dei percorsi accidentati con sassi e pietre. Lombardo ha scelto di inserire un paramotore in alluminio con una serie di forometrie che consentono di aerare al meglio il motore. Quindi vi saluto, a presto da Riccardo.